Sei così vicino al pubblico. Prima di passare la parola al prossimo relatore, volevo fare alcuni saluti e ringraziamenti. Allora, ringraziamo innanzitutto Paola Poggi, presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Napoli. Grazie, perché tutti i candidati di Forza del Sud e anche Antonio Coppola che aveva nominato, l'ho visto sedersi, sono studiati e sono venuti qua. Grazie per tutti i candidati. Caro Massimo, te l'ho detto l'altra volta nella passata uscita di Forza del Sud. Forza del Sud è una forza nuova, i candidati sono candidati nuovi, non hanno nulla a che vedere con i sistemi dei politici e dei politicanti di questa città, sono ragazzi che raccolgono il consenso per la città, lo stanno raccogliendo, lo dico in un modo onesto, stanno raccogliendo il consenso per loro e per il candidato sindaco, lo stanno raccogliendo per loro e spesso che non riescono a prendere per loro lo fanno solo per la lista, perché Forza del Sud è un partito nuovo, è un partito fatto da persone nuove, da persone che non hanno nulla a che vedere con i sistemi dei politici che hanno preceduto e che hanno dominato questa città. Guardate, Casoria mi raccontava una cosa stamattina, ieri sera. Qua girano Carlo Salvatore, qualche candidato sindaco con la macchina, promettendo, si ferma vicino ai cumuli di spazzatura e dicono: questa spazzatura ve la facciamo togliere, quasi come se fosse un impegno elettorale, non un dovere di una persona. Non parlo di te, ma di te parlo invece di vergognarsi che la politica invasa la città di Casoria. Qua fanno i comizi vicino alla villa comunale, qui a fianco, che di villa comunale che rimasto soltanto il recinto di villa comunale, perché non c'è più un gioco che può essere adibito a giochi dei bambini, e dicono magari sistemeremo la villa comunale, quasi se questo fosse un impegno elettorale che i politici devono assumere. I politici devono assumere altri impegni, e che è quello di governare le città, e quello di far sentire la voce della politica nelle assisi sia provinciali che regionali. Da Casoria non parte mai un grido di dolore nei confronti della provincia o nei confronti della regione. Nessuno si occupa di questa vostra terra, nessuno si occupa di Casoria, Castratore, Cassano. Tutto è lasciato nelle mani delle persone che hanno un po' di buona volontà. E io ho il piacere stasera di avere qui Giovanni De Rosa, perché Giovanni De Rosa è un uomo impegnato nel sociale, è un uomo che tutti quanti davano per candidato sindaco di destra, di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra. Giovanni De Rosa invece non è altro che quella persona che con il suo operare, Carlo Salvatore, dalle 7 di mattina fino a tarda sera, fa scuola, prepara i ragazzi ad essere persone normali, ad abitare questa nostra terra, cosa che Casoria ormai aveva totalmente dimenticato, perché tutti i politici che in questo momento stanno facendo campagna elettorale e che promettono di fare spaccare il mondo sono appena da 20 anni che governano questa città. Allora scusate, io non mi ricorderò dopo stasera, perché mi rendo conto che questo è il momento della presentazione di Forza del Sud, della squadra di Forza del Sud al sindaco, e al sindaco lascio un impegno, scusami sindaco, e un monito. Forza del Sud
Sud non fa sconti. Forza del Sud non ha mai fatto sconti in qualsiasi amministrazione dove sta. Noi non abbiamo paura di dire a muso duro a Caldoro quando sbaglia, noi non abbiamo paura di dire a muso duro a Cesaro quando sbaglia, noi non avremo paura di dire a te, se non ti impegni per questa città, così come noi abbiamo accettato la sfida quando abbiamo deciso di appoggiare un giovane dalle mani pulite e dalle idee chiare. Allora io questo ti chiedo, questo è l'impegno e questo è il monito. Con noi avrai sempre, sempre alleati, ma molto molto più vicini. Tu hai un programma che insieme abbiamo scritto e quel programma che abbiamo sottoscritto noi stiamo impegnando la nostra parola con i nostri cittadini. Io lo so che questo potrebbe essere una quasi una minaccia, non lo è, perché noi l'unica cosa che pensiamo, e questo lo diciamo con chiarezza perché questa è la nostra scuola politica, questo è quello che ci hanno insegnato e questo è quello che abbiamo trasmesso ai nostri ragazzi che abbiamo messo in lista, prima dell'interesse particolare vengono gli interessi della città e gli interessi della collettività. In bocca al lupo e buon lavoro.